Stiamo entrando nel mese di giugno, il sesto mese dell'anno. Come sempre, il De Garda ci dà degli insegnamenti a partire proprio dalla natura. E che cosa ci racconta del sesto mese, del mese di giugno? Ora, innanzitutto, il sesto mese è proprio a metà dell'anno. Il De Garda dice e lo affianca, lo associa alle spalle, che sostengono tutto il nostro corpo e hanno bisogno, dice, anche di riposarsi. E lo associa ancora all'udito. Ora, perché fa questa associazione? Il mese di giugno, dicevo, è a metà dell'anno, quindi già questo ci può richiamare un discorso di equilibrio, di metà, di discrezio, di giusta misura. Se pensiamo al mese di giugno, è un mese in cui finisce la primavera ed inizia l'estate. Nel mese di giugno normalmente abbiamo già caldo, ma c'è ancora quella viridità molto profonda della terra e dell'umidità dell'aria, nonché piogge, che fanno fiorire e fanno maturare tantissimi frutti. Però è un mese in cui ancora non c'è quel caldo torrido che spesso si associa nei mesi più caldi come quello di luglio e di agosto. Ci permette ancora di riposarci, cioè di poter godere sia della parte fresca sia della parte calda. Ora, alla stessa maniera, dice il De Garda, le spalle, che sostengono tutto il nostro corpo e che spesso si caricano di tanti pesi, hanno bisogno però di riposo, per cui ci suggerisce attraverso queste parole, come al solito, l'equilibrio tra il dare e l'avere. Ancora ci parla dell'udito. L'udito, vi ho detto più volte, che è fondamentale tra i sensi nel De Garda, perché dice che spesso la malattia entra come dall'orecchio. Che cosa vuole dirci attraverso questa associazione? L'udito è un senso importante e va attuato con cura, con il tempo giusto. L'udito serve per l'ascolto e l'ascolto ha bisogno di un tempo necessario per la comprensione. Soltanto così possiamo davvero trasformare la parola in una giusta azione e possiamo relazionarci nella maniera più positiva e più co-creativa con l'ambiente che ci circonda. Quindi, ancora una volta, la saggezza di De Garda ci dice come dobbiamo vivere questo mese e io quindi auguro a tutti voi di trascorrere un sereno mese di giugno, ma soprattutto che vi apra le migliori porte splendenti per l'estate che sta arrivando.